I jeans, i televisori, la moda, l'arte, ma anche e soprattutto l'arredo e l'interior design. In una parola, Karim Rashid, il designer più eccentrico e globale del momento. A little less conversation, a little more action, please. Progetti emozionali e accessibili che dichiarano apertamente un obiettivo: cambiare il mondo attraverso le info estetiche delle fantasie digipop. Nessuno nel mondo voleva fare una bella mattress. Nessuno paese. Ma italiani, ai. Perché c'è un passione dentro di ditta italiani. Tetris, Slink, Jig e Icon. Ecco a voi Play, la nuova collezione di materassi disegnata per Morpheus. Il letto è un posto dove facciamo tutti adesso. Per esempio me, io vado tantissimo alberghi, dunque il letto diventa uno spazio per dormire, per mangiare, per guardare le televisioni, per lavoro, per mio iPad, tutte cose, per sesso, tutti qua. Ogni progetto che io faccio, io voglio increase nostra esperienza e anche nostra sense di pleasure. Per esempio, questo iconography è mia lingua l'ultimo 20 anni, solo questo è un po' homage. Ma in generale, l'altri, ci sono altri lì anche. Questa linea, questo modo di pittura digitale è una cosa di infostatic, è un'estensione di digital age, in a way. Durante il periodo di op art, queste cose è fatto di mano, ma oggi puoi fare più interessante ornamentazioni con le digital pop art o digipop. E colori è importante per nostra vita, no? E in questo mondo, il mondo è un po' troppo grigio, troppo scuro. Dunque, il colore è molto importante per la nostra società, per la nostra storia, per la nostra esistenza. Il colore è una cosa molto emotional. E per far comprendere che il design riguarda ogni cosa, Rashid si rivolge alla nostra telecamera. Il design deve essere in tutte le cose del nostro vivere. Queste ragioni. È importante. Importante design, questa camera per esempio, è un archetipo molto vecchio e non ha cambiato molto. La tecnologia ha cambiato, ma la macchina non ha cambiato. Questo non è una cosa friendly. Quando io vado in un aeroplano per esempio, il cockpit dentro è vecchissimo. Bisogna essere friendly. Ancora, ogni oggetto in nostra vita deve essere più bene come più bello per esempio, o meglio funzioni. Per esempio questo è un dettaglio molto semplice, ma è molto buono, perché prima questo è sempre una come si dice, a rope, è durissimo, e questo è molto comodo per muovere per esempio. È molto semplice, è una cosa piccola, ma bisogno. In nostra vita tutti bisogno di nuove idee di fare una vivere meglio.